Che facciamo? Diglielo tu che facciamo. Facciamo un signor unboxing. Oh. Ma signor con la cravatta, la giacca, esatto. Lentamente. No, non è vero, non è con la cravatta, non è con la giacca, ma è con il camice e con la valigetta. Esatto. Di che gioco stiamo parlando? Di Pandemic, decimo anniversario. Vai, potenti mezzi, estrazione in diretta, eccolo qua. Questo è il mio rene. Esatto, sì, ne ha perso uno in cambio di una valigetta da medico. Può darsi che dentro ce ne sia un altro. Esatto, non ho resistito, è troppo invitante. Lui è un grande amante di Pandemic, non è riuscito a resistere più di quando? Novembre, diciamo, gennaio, febbraio, più di 2 mesi e mezzo. Mi sono preso in giro 3 mesi, esatto. Non ci sono riuscito. L'ha preso e chiaramente noi abbiamo voluto farvi vedere subito come è fatto dentro questo gioco. Esatto, anche per invogliare voi a comprarlo se l'interno di questa leggetta vi piace. Sì. Andiamo quindi subito a vedere cosa c'è dentro. Andiamo che mi fremono le dita. Pandemic! Iniziamo a strappare il tutto. Con cautela però, eh. Sì, sì, con cautela. Iniziamo a strappare milioni di euro di gioco. Come dirti, questa fascia, no? Come si toglierà senza distruggerla? Si distrugge, non la voglio rompere. Non so come si fa. Scusate. Un modo rozzo. Meno male. Via. Queste no. Non si usano. A salvarsi. Lo apro verso di voi, eh. Scavicchi ma non apra. Olle. E non vedo niente. È finito l'unboxing. Allora, abbiamo manuale. Classico manuale che vi metto di lato. Col... Porca miseria, il sotto quanto è bello però. Allora, la mappa ve la rimando a dopo. Ve la rimando. Inizierei subito da la fattura delle miniature e della componentistica. Che figata, no? Cioè, questa è una cosa. Le piastrine. Si vedranno delle forbici, ma se no non ho le mani per farvi vedere l'unboxing. Personaggi. Che vi lascerò sparsi qui. Carte. Epidemia. Poi le apriamo. Per contenere i tasselli della malattia sono stati fatti dei contenitori davvero belli. I cubi 1, 2 casette giallo, rosso e bianco. Bottina, mettiamo da parte e non so come estrarli i nostri personaggi. Io faccio subito il perfetto e ve li metto dentro le scatolette perché è pensata così la scatola. È pensata per giocare con le scatolette aperte. C'era anche sulla prima espansione, mi sembra. Ora personalmente, vabbè, a questo punto è un anniversario, preferivo i cubetti quelli di plastica. Quelli di plastica, sono per la per il plastic plasticazza trasparente. Anche i cubetti li fatti molto bene. No, questi sono più belli effettivamente. Le casette che ricordo io identiche.
potete vedere, è stata rifatta anche la grafica delle carte, a mio avviso molto molto bella, dà molto l'idea di Pandemia, ma anche la grafica non è male. Di vedere anche le carte Epidemia. A questo punto io me le metterei così, non di spalle per favore, non facciamo i maleducati. E il marrone in mezzo. Graficamente rieditato. Beh, quello è bello a sinistra i focolai. Sì, sì, molto bello. No, ma secondo me è proprio. È un mezzo, sembra dorato quasi. Io devo iniziare dicendo pauroso, non posso rimanere nel contesto serio. No, veramente, veramente bello, sì. Da dove partiamo? Le miniature? Sì. Parti dalle sì. miniature, sì. Dettagliate, fatte bene. Io non ho visto miniature, cioè miniature così ben fatte non si vedono spesso nei giochi. Il prezzo vale la candela già solo per quelle, sì. Esatto, le carte, tutta la grafica rivisitata merita veramente. Esatto, le piastrine, le piastrine, l'interno ben dettagliato, come potete vedere, ho provato a metterlo alla prova pensando che non ci rientrassero le carte con le bustine protettive, invece io penso proprio, non ho provato, ma come avete potuto vedere di spazio avanzato ce n'era. Guarda, io sono innamorato. Non c'è neanche mezzo, niente, neanche una virgola fuori posto. Cioè, se posso fare una considerazione personalissima, forse per poveracci come noi il prezzo è effettivamente alto. Però considerando non posso... tutto quello che c'è dentro. Boh, dai, vai, spara un voto. Troppo personale, non posso. Vai, sparalo. Allora, è Pandemic, è una delle mie serie preferite, le ho comprate tutti, mi manca Libertà, penso se devi chiamare. No, Alta Marea, scusami. Quello dei mari. La valigetta, insomma, ripetendo tutti i vantaggi, 8,5, cioè non posso non solo. Io avrei usato anche di più. Rimane sempre un gioco del 2007. Ok, tu dici quello. Il voto sul gioco. Esatto, paragonati ad altri giochi di ultima uscita, sicuramente rimane un Pandemic. Però tutta la struttura che ci sono messa attorno, la bellezza estetica, i dettagli me lo fanno portare a un 8,5. Sicuramente, secondo me sì. Sicuramente, sì, forse sì. Ha guadagnato 1-2 punti solo per l'estetica. Fateci sapere quindi che ne pensate. Noi abbiamo detto la nostra, come al solito. Fateci sapere nei commenti se siete stati animati a comprarlo, se lo comprate pure voi. Esatto. Se non vi passa neanche per la testa perché odiate Pandemia. Esatto. Metteteci quindi un like o un dislike se non vi piace il video. Condividetelo se vi piace, condividetelo anche se non vi piace. E iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e quindi per puro caso siete capitati su questo fantastico video. Esatto. E niente, ci vediamo alla prossima. Al prossimo video. Ciao.